Ci siamo! Primo pacco arrivato. A inizio gennaio vi avevo detto che avrei aperto una casella postale. Vi ho lasciato il mio indirizzo e questo è il primo pacco che mi è arrivato da parte vostra. Non importa la grandezza, perché come vedete lo stortino è piccolino, ma l'importante è il pensiero. Questo pacco mi è stato inviato da Arianna, la mia moderatrice. Non so cosa aspettarmi, sono stracurioso, ma non perdiamo altro tempo. Apriamolo. Forbicina in mano. Aperto. Ma prima vi voglio ricordare che se anche voi volete mandarmi qualcosa, lo potete fare qua. Qua a questa casella postale vi ricordo che farò un video ogni mese dove aprirò tutti i vostri pacchi. Siamo pronti, non so cosa aspettarmi, io non voglio guardare, semplicemente infilo la mano sperando che non mi ha messo un serpente, perché so lì è un grosso problema. Raga, ok, sono curiosissimo. Ma c'è scritto ma ci sono dei numeri, è un puzzle. Allora, numero 1, la cacchina. Ma è fatto troppo bene, ve le giro dalla parte vostra. Il sushi, numero 2, quindi mettiamoli qua in fila. Numero 3, altro sushi. Ma ci sono arrivato ora, è il gioco del memory. Ma è troppo figo, Ari. C'è tutto disegnato da lei, con ovviamente le cose che mi piacciono, avere il sushi. La ruota di penitenze non mi piace molto, però Ari, ma te sei geniale, veramente. Grazie, Ari. Vediamo cosa c'è dentro ancora. Ma... e vabbè, Ari, mi vuoi fare ingrassare allora? Voglio subito provarle. Ari, ma tu mi vizi. C'è una delle mie caramelle preferite. Io voglio sapere come hai fatto a sapere che erano proprio queste, le fragoline. Raga, ho trovato qualcosa. Ah, il biglietto per Miki da Arianna. Vediamo un po'. È una lettera, io spero che Ari non mi fa uscire la lacrimuccia. Allora, ciao Miki, ho fatto questo piccolo regalino per te. Premetto che non so disegnare, ma ci ho provato. È un memory creato da me, con cui vorrei che giocassi con Major. È molto corto, ma per farlo ci ho messo una vita. Visto che sono qui a scrivere, ti volevo ringraziare su carta, anziché su un messaggio. E magari così, quando sarà passato un po' di tempo, ti potrai ricordare di me. Grazie per riuscire sempre a strapparmi un sorriso. Grazie perché in tutti i momenti in cui sono giù, mi basta guardare una tua live o un tuo video e torno felice. Ho iniziato a seguirti grazie ai miei compagni di classe che ti hanno nominato una volta e da lì mi sono affezionata a te. Ah, la pelle d'oca. Mai mi sarei immaginata di diventare la tua moderatrice. E anche per questo ti ringrazio. Grazie veramente per avermi fatto conoscere questa famiglia così speciale. Non sono brava ad esprimermi a parole e spero che tu abbia capito quanto sei importante per me. In questo momento sto guardando la tua bellissima telecronaca della partita Milan-Crotone. E mamma mia quanto sei bravo. Cosa è appena successo? Il Milan ha fatto 3 gol di fila, mannaggia. A parte questo, salutami Major. Major ti salutari. Spero di essere riuscita a scrivere tutto quello che avevo da dire. E ancora grazie, ti voglio bene. Ah, non vedo l'ora di vederti, speriamo presto. PS, non ho trovato le caramelle rosse che ti piacciono, spero vadano bene queste. E dividile con Major. Ciao, Arianna. Veramente, io non mi aspettavo questa super lettera. Io innanzitutto ti voglio ringraziare veramente con tutto il cuore, in primis per questa super lettera. Grazie perché veramente mi supporti ogni giorno, mi hai colpito veramente tantissimo e mi è arrivata al cuore, quindi cuoricino per te. Non riesco, te lo faccio con le manine storte, fa niente. Ari, cuoricino per te veramente. E le caramelle, Ari? No, Ari, no. No, Ari, non mi piacciono. Ari, devi sapere che lo stortino, basta che siano la fragola, mi piacciono tutte. Major, vieni qua. Che succede, Miki? Vieni qua, ti devo sfidare. Ari, come promesso, la sfida. Ciao Ari, grazie mille ancora. Ciao Ari,